Buongiorno! Buongiorno Italia, buongiorno, buon mercoledì! Buongiorno a tutti, inizia il programma che non piace, lo Zoo di 105! Allora, vediamo un po' cosa è successo oggi, di cosa possiamo discutere. Per esempio, in pensione prima con il prestito riforma per i nati tra il 51 e il 55. Se tu leggi questa notizia ti rendi conto che secondo me questa legge la vogliono approvare i politici anziani che magari non riescono a garantirsi la pensione da parlamentare. Se tu analizzi quelli dal 51 al 55, proprio sono, è l'età media del politico medio italiano, giusto? Sì, quindi beh, secondo insomma, ce n'è anche di più vecchi, parecchi più vecchi sì, tra i senatori. Però allora, il senatore ha la pensione a vita, giusto? Cioè il senatore si becca i soldi per tutta la vita, no? Se fa due mandati sì. Quelli che invece non ce la fanno se la garantiscono in questo modo. Visto che furboni che sono questi qua. Vabbè, ho capito, ci rientrano anche altri 700.000 italiani comunque. Nel certo. Non è solo per loro, è una cosa fatta un po' per tutti. Però diciamo, mi sembra sempre che tutto venga fatto solo per aiutare le persone, diciamo, più vecchie, ma per i giovani non si fa mai un cazzo. Io non vedo mai una riforma per i giovani. È una coperta... In pensione a 16 anni bisognerebbe andare, secondo me. È una coperta un po' stretta, come la tiri, o tiri da una parte o tiri dall'altra. Siccome in Italia ci sono tanti anziani, tanti pensionati, metti a posto una cosa alla volta. Cioè, no, no, certo, il problema è che molti giovani appena hanno la possibilità si levano dai coglioni, vanno a cercare, diciamo, un futuro un po' migliore all'estero. Quindi l'Italia rimane un paese sempre più vecchio, sempre più conquistato da stranieri, perché arrivano in ogni modo, si comprano aziende, quelli che hanno i soldi, tipo i cinesi, robe varie, gli altri invece ricoprono magari dei lavori che l'italiano non vuole più fare. Secondo me tra un 20 anni, 25 anni l'italiano sarà scomparso, cioè lo troverai soltanto in altri paesi all'estero, magari che ha ottenuto successi. È che tutti gli italiani saranno in Uruguay, cioè perché scusa, sarà una piccola Napoli, Milano, saremo tutti in Uruguay, ci spostiamo con calma, tutto il mondo si sta invertendo. Ma io ho una domanda, tu che sei un ricercatore scientifico e non puoi usufruire di fondi per la ricerca in Italia perché non ce n'è. Il fratello di Fabio Lisei. Una cosa qualunque, un classico, no? Ingegnere, architetto, ricercatore, scienziato, giustamente cerchi in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, qualcuno che possa sovvenzionare la tua ricerca. Sì. E io ti stimo per questo. Ma che cazzo vai a fare il cameriere a Londra? Vabbè, rinizio. Ma un posto da minchia di cameriere in una pizzeria, non lo trovo. Quelli che vanno a fare il parrucchiere a Londra. Scusa, cosa vuol dire? Ma cosa vai a fare? Ma perché? Ma vuoi dirmi che non trovi un posto da garzone del parrucchiere in Italia? No, allora la differenza è questa. Purtroppo, ecco, diciamo, questa è una cosa importante. Hai toccato un tasto importante, Fabio. Allora, se tu parli con un italiano che ha 20 anni, 22 anni, ha deciso di fare un'esperienza all'estero, no? Cioè, e ti dice, sono andato a vivere, diciamo, a Miami, ok? Sì, sì. Mi faccio un'esperienza a Miami. Io ne ho tantissimi di amici che vivono qua, ragazzi giovani e tutto, tra l'altro bellissimi culi e poi... Vabbè, adesso, non ti arrabbiare, ho visto la bava uscire dalla tua bocca, scusate, goccia di sangue dal naso. No, allora ti dicono, sì, io cazzo faccio il cameriere, tu dici, com'è il cameriere? Cioè, sei andato a Miami a fare il cameriere, non potevi farlo in Italia? No, perché io guadagno anche $9,000 al mese. E tu dici, sti cazzi, comunque $9,000. Però se poi, allora, analizzi cosa significa vivere in America, per esempio, significa non avere la sanità inclusa nel tuo pacchetto vita. Non mangi a casa da mamma, quindi che significa spendere zero. Bravissimo. In più hai tutta un'altra serie di spese. Vedi che Paolo mi guarda col sorrisino perché lui sti calcoli li ha fatti. Allora, se proprio bisogna parlare, a me viene in mente quel cuoco che è venuto a trovarci in studio. Io sono proprio negli Stati Uniti, sono chef, avevo un ristorante in Italia. Adesso lui sta a Miami, fa il terzo cuoco di un cubano in un posto fatiscente. Tra l'altro in un elettrauto, quindi non serve a niente. Lavora 18 ore al giorno per tirare a campare, perché quello che guadagna, tanto mangia cose, gli basta appena per vivere, quindi lui non sa neanche che forma abbia il mare. Il colore è proprio peggio di questo foglio. Come Marco. Esatto. Ne conosco un altro anch'io, infatti. Ma il discorso è questo, caro Paolo, che bisogna spiegare ai giovani che andare a vivere all'estero, purtroppo, in alcuni casi, soprattutto se scegli una città figa, di moda e tutto il resto, ha dei costi molto
molto elevati. Devi pagarti da solo l'assicurazione. Vabbè, ci sono le tasse, sono sicuramente più basse rispetto a quelle italiane. Poi tutta una serie di servizi che sono costosi. Quindi se tu, è vero, riesci ogni tanto a guadagnare $9,000 al mese, che sono un bel prendere. Mi hai 2.500 d'affitto! Scusa! È l'affitto, allora, l'affitto, ragazzi! Ma tu che sei andato a fare il cameriere a Londra, scusa se te lo dico, no? Ma è bella Londra, ma che cazzo vuoi? È bellissima, però sei lì che scrivi su Facebook: ah, porca mignotta, quanto cazzo costa la vita in questa città. Se continuavi a farlo a Caltanissetta, magari guadagnavi un po' meno, ma probabilmente spendevi anche un po' meno. È quello che dico. So. Poi, io vado all'estero, così imparo bene la lingua inglese. Poi lavori in un ristorante italiano. Con gente italiana. Esco solo con italiani. L'unico straniero è quello del Bangladesh, che lava i piatti e parla napoletano. Torni a casa dopo 3 anni e 20, ragazzi, sentite, I learned the English. Cosa c'è? Non infierite, scusa, perché? State facendo proprio la descrizione dello scemo qua. Lo sai, uno stacanavista, crumiro, bastardo, pazzo, non sai, uno cubani, scemo. Lui non c'ha un inglese intorno, cioè un americano. No, un inglese ce l'ho, Scotty inglese, proprio di Londra. Però è balbuziente, quindi non... No, è pazzesco, Marco, è la voce istituzionale. Ma che bella figa, guarda che bella figa. Ah, c'è tua moglie, Marco. Aspetta che è un po' che non lo vedo. No, Ma Steffi. Amore. Steffi, non ti ho mai visto così bella e rilassata. Hai visto? Lontano da te è un'altra donna, guardala. C'ho 20 anni in meno. Quanto ne hai preso sta settimana, Steffi? Sono sti maledetti negri, una roba incredibile. Steffi, io ho una domanda, ma voi vi salutate a distanza sempre mostrandovi i genitali, o è una cosa che fa solo Marco oggi? No, perché... io lo faccio. Lo faccio a tutte le persone a cui voglio bene, io, ragazzi. Io faccio vedere i miei genitali a tutti. Volete vederli ancora? Sì. No, ce l'hai anche sul passaporto, credo. Ah no, forse è la foto della faccia, no, che è venuta male. Ho Pippo. Lancia le feci di solito la Steffi. Schifo. Vabbè. Che schifo. Ciao, amore. Tutto qua il dialogo con tua moglie. Non la vedi da una settimana? Sono robe, robe private. Sì, diglielo che ti sei segato. Oh, metti la base cattiva, per piacere. Quando chiami mia moglie, il privato non esiste. Adesso c'è tua moglie sul corso privato, non ci posso parlare di corso privato. Vabbè, allora aspetta. A me mia moglie racconta del fazzoletto sulla capocchia, te non si può raccontare un cazzo. Allora? Mia moglie non fa Cicino Pomicino Puzzino il mio delfino. No, mia moglie scorreggia negli alberghi. Sei scelto una moglie psicolabile. Cosa? Non è colpa mia. Tua moglie ti chiama Cicino Picciò, come cazzo ti chiama tua moglie? Io lo so. Titto ti chiama tua moglie. Che cazzo di soprannome è Titto? Ma perché se nome l'ha del fatto gatto, uno che si chiama Tiziano, per non confondersi. Ti chiama Titto, ricordatelo, cornutazzo. Lei sta con uno che si chiama Tiziano. Sappio. Che, da dove cazzo arriva Titto? È Victor, è il diminutivo ma di Victor. Ma il tuo gatto si chiama Victor! Non può chiamarti col nome del tuo animale domestico, non ha senso questa cosa. Ma noi siamo i Titti. Cosa? Noi siamo i Titti. Ma che cazzo vivete nel bosco, nei funghi? Cosa sono i Titti? Avete anche un nemico mago? Vai a parlare del contratto, per favore. Vai di là, va. Così non mi parla più neanche Angelo. Bravo. Perché da quanto il signor Mazzoni, tu sei il direttore a Milano, parla tu con la gente. Sono da parlare con Ivo Avido, carriera rovinata, non mi parla più. Vado a parlare con il direttore del contratto e poi vediamo, dai, ne parliamo. Che è strana la tua evoluzione. Sei passato dai sassolini nel naso ai sassolini nelle scarpe. Ti stai levando tutti. Sto bastardo maledetto. Dammi una mano, aiutami a parlare un attimo. C'è un cassino con quella persona. Parlaci tu, non mi parla più nessuno. Ma tu, scusa, dovevi fare il direttore. Non sei più direttore. Non vuoi fare il direttore. Ho fatto il direttore una settimana in questo programma. Non mi parlava nessuno. Mi cagavano nelle scarpe. Allora, mi hanno sputato nel caffè. C'è gente senza saliva. No, non è vero. Programma. Io ho continuato a ignorarti come sempre. Perché cavolo? Perché tu sei mio socio. Cosa vuol dire? Da oggi nomino direttore del programma Fabio. Il mago Wender. No. Grandinata di cazzi di legno. Arrivano i cazzi. Vice direttore Pippo Palmieri. Già qui si ragiona, amici. Bravo ragazzo, così non ti parla più nessuno nei corridoi. Facciamo come fece Howard Stern nel film. Allora senti, adesso vai di là e licenzia Spine. Dai, su. Bisogna dare un segnale forte alla squadra. Dai, forza, vai dai, di là direttore, Pippo. Sei tu il direttore adesso. No, vice, vai a licenziare il tuo socio. Dai, dobbiamo mettere la scenetta, vai, andiamo. Allora, attenzione. Attenzione, perché voi sapete, tutti quanti conosciamo la storia
storia di Batman. Sì. Ce l'hanno fatta vedere in ogni salsa con tutti gli attori più belli e importanti del mondo. Vero. Ma nessuno sa la vera storia, proprio l'inizio degli inizi. Questa è la puntata pilota, sì, che spiega esattamente che cosa è successo e per quale motivo Batman, quello che conosciamo oggi, sì, ha un nemico che si chiama Joker. Okay? Ok? Questa è proprio la storia di Baby Batman. Cioè, torniamo indietro nel tempo. Sono avvinto dalla trama, Marco. Bene, ficcatela in culo.